Enzo Razzano, un podista di provata esperienza, oltre che atletica anche di vita. Di vita sì, atletica no. Enzo è un ex compagno di squadra della Napoli Nord, adesso in forza agli Amatori Vesuvio, una squadra della Campania. Enzo, perché ci siamo portati qui a Rivisondoli? Siamo venuti a sciare? No, assolutamente. Questo è il periodo più bello per vedere questi paesini. Questo poi oggi è pure una giornata adatta perché il sole è coperto dalle nuvole, quindi si dovrebbe stare un po' più freschi. Adatta a cosa? Adatta a fare una buona gara in montagna, come la facciamo noi, perché qua il paesaggio è quello che è. Senti, quante volte tu hai corso questa gara? Questa dei tre comuni, se non sbaglio, l'ho fatta 4-5 volte, quindi ho doppiato i paesi, perché questa gara si fa ogni anno, cambiano, sono tre comuni, si alternano. Un anno si fa Roccaraso, un anno Rivisondoli, un anno Pesco Costanzo. Qual è il tuo paese preferito tra i tre e qual è la partenza preferita? Allora, il paese preferito per la bellezza è Pesco Costanzo. Anche per me. E poi cosa volevi sapere? Gara preferita. Partenza da quale La paese? partenza potrebbe essere a Roccaraso perché arrivi subito ai famosi 450 scalini che li prendi subito, quindi Li bravo, prendi dopo 2-3 chilometri con un po' di riscaldamento. esatto. Invece quando si parte dagli altri comuni arrivi quasi a metà gara, questi benedetti scalini ti Che ti ammazzano le spezzano le gambe, gambe. bravo, esatto. Grazie Un mille, prego, Enzo. figurati. Buona gara Grazie, in bocca al e lupo anche a te. qual è il tuo pronostico di crono? Beh, ho detto se mi va bene un'ora e mezza, ma proprio deve essere proprio fortunato, poi del resto devo considerare pure gli anni, Va non sono più bene, io ti giovane. auguro il 29 con un'ora vicina. Oh, grazie, grazie. Percorso conta circa 15 km, ma sono chilometri con delle pendenze consistenti e a un certo punto nella gara ci sono 400 scalini da superare in salita che costituiscono una dura prova molto selettiva. Questi comuni sono famosi per lo sci, per gli sport invernali, quindi tecnicamente siamo in bassa stagione ed è il momento perfetto per organizzare una gara di corsa. Bravo, bravo. 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 Bravo
Agostino Cipolla, che è un veterano della corsa, e parliamo della nostra preparazione gara. Questa è una confessione delle nostre colpe. Io ieri sera sono stato a una festa sulla spiaggia, ho nuotato, ho bevuto e naturalmente mi sono ritirato tardi a letto ben dopo l'una. Agostino, tu che saresti un atleta serissimo, cosa hai fatto ieri sera? Allora, io per non essere da meno ai giovani cerco di imitarli nonostante i miei 70 anni. Sono tornato comunque a casa dopo una bella festa a base di porchetta e birra e sono tornato a casa, guarda caso, per imitare i giovani a luna. E poi ce lo vogliamo dalla gara? No, e la gara è un ospizio. E naturalmente per oggi sono rimasto male perché l'ingolfamento di ieri sera l'ho pagato all'ultimo chilometro dovendomi andare in frattazzo, dice, a Napoli. Ho capito, però in solitaria, senza una bella donna che ti facesse compagnia. Ho chiesto ad Alessandro il suo tempo, ha detto no, una chiavica, questa è l'unica certezza. Non lo so. 5:49 il tempo di Alessandro, di cui si rammarica. Sì. 14:30, un abisso. Sono le premiazioni di categoria, vengono premiati 10 atleti per ogni categoria. Di Cicco, secondo posto per Lorenzo Ventrone, vince la categoria Piero Biagio Mignogna. Grande Piero. Razzano. Da
Grazie. Allora Massimiliano, chi ha vinto la gara? Tanto se sì, ha vinto batteri. Carmine Buccilli, della, uno dei migliori ultramaratonieri nazionali, classe 70, sicuramente sì, romano di Ostia, e ha vinto già diverse manifestazioni, tra cui la Strasimino di qualche anno fa. Quest'anno si è ripetuto con un ottimo 53 minuti in questa gara, sicuramente una delle più dure, che riapre di nuovo la stagione, e si è presentata all'attenzione nazionale già in forma, già diciamo. In forma, sicuramente in un percorso molto tecnico, irto di saliscendi, montagne, per fare sicuramente complimenti da tutti noi al vincitore, sicuramente una vittoria meritata. Bravi! Premiare gli atleti. Emma Marchione, Felix Running. Questa la categoria 35 femminile. Primo cittadino di Roccaraso a premiare. Allora, le premiazioni sono finite, la gara si è conclusa, l'evento è stato ben organizzato e credo anche goduto da tutti gli atleti. Quindi se il prossimo luglio vi troverete in Abruzzo, sento di consigliarvi caldamente questa gara. La gara e il video non potevano che finire al ristorante. Quindi buona domenica a tutti, un saluto da Sean e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale. Ciao!